Buongiorno ragazzi, bentornati in questo nuovo glorioso video. Lo avrete capito da titolo e copertina, ma anche e soprattutto da quello che vi sto mostrando in questo momento. Finalmente metto le mani sul MacBook Pro da 16 pollici. Tutti quanti me lo state chiedendo in tutte le lingue, quindi prima di iniziare andiamo ad arredare un attimo il nuovo set degli unboxing. Un bel mi piace qui sotto per supportare questa tipologia di video e per supportare anche questo nuovo elemento d'arredo. Scherzo, probabilmente tornerà al solito quadro. In ogni caso, perché siamo qui? Perché siamo in sua compagnia? Beh, lo sapete, è il nuovissimo prodotto della casa di Cupertino con un sacco di novità molto interessanti, ma soprattutto sapete anche che questo non è semplicemente un portatile. Preferirei non vedere nessuno qui sotto che commenta relativamente al prezzo di questa macchina, perché lo sappiamo, non è il classico portatile che serve semplicemente per un universitario medio. Questa è una macchina da lavoro super potente, che veramente vi permetterà di fare i miracoli, probabilmente di liberarvi anche dei vostri computer fissi. Sapete anche un'altra cosa? Purtroppo che il mio MacBook 13 ha subito un infortunio dolorosissimo, si è schiantato al suolo e ha una brutta macchiatura su un fianco, quindi vediamo insieme se lei può essere la macchina che va a coprire in toto tutte le mie esigenze professionali. Iniziamo allora con l'unboxing vero e proprio. Urca, me la ricordavo più sottile questa parte di scatola. Tra l'altro, vedete, è addirittura imbottita nella parte interna per evitare di rovinare questo splendore. Bello consistente nel peso, me lo aspettavo leggermente più leggero. Cavo di ricarica USB-C, USB-C ovviamente, il medesimo che è in dotazione con ormai tutta la lineup di MacBook Pro. E poi un piccolo manuale di istruzioni che ci permette di andarlo ad utilizzare come primo avvio. Qui dentro abbiamo anche ragazzi, novità che non mi aspettavo, ci sono gli adesivi della mela che sono in colorazione space gray, caricatore da muro ovviamente, caricatore da muro USB-C, è leggermente più grande di quello del MacBook da 13 pollici, probabilmente identico a quello da 15 che io non possiedo in realtà, quindi non so darvi indicazioni su questo, ma dovrebbe essere anche più potente. Questo qui ha un 96 watt di potenza di ricarica. Andiamo a spostare tutto per dedicarci al vero protagonista di questo unboxing. Silenzio. Prima di continuare con il video però vorrei riesumare il mio MacBook da 13 pollici per andare a parlarvi di una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Purtroppo nel 2019, lo sapete, non è più possibile considerarsi completamente al sicuro neanche sul sistema operativo macOS per quanto riguarda virus, spyware, malware, tutte le minacce provenienti dalla rete, ed è per questo che voglio parlarvi dello sponsor di questo video, ossia un sistema antivirus che esiste dal 1997. All'interno del Mac Premium Bundle X9 ci sono ben 5 strumenti pensati assolutamente per proteggere il vostro computer da tutti i pericoli della rete. Prima di tutto è incluso ovviamente Virus Barrier, ossia un sistema di antivirus assolutamente iperaggiornato proprio nel database da Intego, fa veramente un ottimo lavoro nel cercare di inserire all'interno le ultimissime minacce, vi protegge sia dai virus che dai malware che dagli spyware, siete protetti su tutta la linea. Inoltre dentro questo bundle troverete anche Net Barrier, un vero e proprio firewall a due vie che tra le altre cose vi segnala anche se qualche applicativo contenuto all'interno del vostro computer sta mandando dei segnali o dei dati fuori proprio dalla vostra rete. Include inoltre un sistema di parental control, ma soprattutto un divertentissimo Mac washing machine, ossia una vera e propria lavatrice che vi permette di fare pulizia anche quotidiana di tutti i dati in eccesso sul vostro computer per migliorare performance e soprattutto liberare spazio. Ovviamente link qui sotto in descrizione, dateci un'occhiata perché è spessissimo in sconto. Ah, che soddisfazione! Tra l'altro l'odore di MacBook nuovo è qualcosa che non si sente spesso nella propria vita e sicuramente è molto piacevole. Eccolo qui, bello grande nelle dimensioni in realtà, nel senso che io sono abituato al mio MacBook 13, ma tra l'altro parte interessante, non è tanto più grande del MacBook 15, perché dovete sapere che questo prodotto non va diciamo ad implementare la lineup di MacBook, serve invece a sostituire il MacBook da 15, stesso prezzo di vendita del modello da 15 pollici che adesso non esiste più, quindi forse qualche bello sconticino su Amazon uscirà, ve lo lascio qui sotto in descrizione eventualmente per dare un'occhiata. Lui in ogni caso è bello possente, insomma le dimensioni sono simili a quello da 15 pollici, ma ovviamente è un pochino più lungo, un pochino più largo e
anche leggermente più sottile, soltanto un millimetro. Andiamo ad aprirlo e a togliere questa gloriosa protezione per la tastiera e per i tasti, che tra l'altro ricordo benissimo esserci stata anche nel mio primissimo MacBook, e poi eccoci qui in tutto il suo splendore con l'avvio automatico dovuto all'apertura. Primissima cosa che salta all'occhio è sicuramente il metodo con cui sono riusciti ad ottenere questa dimensione maggiorata. Stiamo parlando del fatto che hanno rubato margine a tutta la parte di cornice dello schermo. Infatti tutto il monitor è molto più immersivo, molto più bello da vedere, sicuramente ci si sente di fronte ad un prodotto nuovo da questo punto di vista, anche se, piccola sfida lanciata ad Apple, sarebbe fantastico vedere un MacBook praticamente senza bordi, magari con gli angoli stondati che seguono esattamente la curvatura anche della scocca. Mi piacerebbe veramente tantissimo e sarebbe anche sulla falsa riga di quello che è il nuovo progetto dell'iPad Pro. In ogni caso il prodotto è massivo, è sicuramente bello imponente sulla scrivania e sulle mani. Infatti, come vi accennavo nell'introduzione, questo non è un portatile da università, non è un portatile per fare i filmini delle vacanze. Stiamo parlando di un prodotto potentissimo, infatti andiamo a vedere le specifiche esatte che monta questo modello. Abbiamo un processore da 2,3 GHz con Intel Core i9, quello da 8 core, quindi è una cosa veramente paradisiaca, soprattutto se fate montaggio video. 16 GB di RAM, ma questo modello è assolutamente configurabile anche con 64 GB, perfetti, nonché utilissimi perché si occupa di rendering video, programmi di sviluppo 3D, programmi di grafica intensiva, doppia scheda grafica, una integrata per, diciamo, assolvere i compiti del sistema operativo, e poi ovviamente la Radeon 5500M con ben 4 GB di RAM. Questo è il modello con 4 GB, eventualmente possiamo fare l'upgrade anche per arrivare fino ad 8 GB. Parte super interessante di questo nuovo modello è la nuova disponibilità di memoria, ovviamente memoria stato solido. Questo qui che vedete nelle mie mani monta 1 TB di SSD, ma possiamo configurare questo MacBook Pro per avere fino a 8 tera di stato solido. È una cosa allucinante, nel senso che è il primissimo portatile che può dotarsi di un SSD così capiente, ma fidatevi che fa tutta la differenza del mondo. Infatti in questo modo non dovete girare con decine e decine di stati solidi collegati con i vari cavi, ma avete tutto integrato nella memoria interna. Immaginatevi una persona che deve lavorare molto in giro, come posso essere io, e questo fa totalmente la differenza, nel senso che avere 8 tera ti permette di avere tutti i backup di tutti i file video che avete magari all'interno del computer. Interessante perché ovviamente stiamo parlando di persone che lo devono utilizzare per lavoro a livello professionale. Immaginatevi un montatore video che si occupa di cinema, che deve scaricare filmati 8K RAW delle RED Cinema Camera. Ovviamente ha bisogno di tanto spazio per archiviare, per lavorare anche simultaneamente sui più progetti, ma soprattutto tantissima potenza a disposizione. Gli 8 core in questo caso fanno chiaramente la differenza per fare editing. Sono riuscito a vedere durante la presentazione, diciamo che per esempio su Final Cut si possono lavorare file RAW in 8K con anche livelli di modifica e scrabbare direttamente all'interno della timeline senza lag, e questo fa assolutamente paura se pensiamo che è un computer da 2 kg che ci si può tranquillamente infilare nello zaino. Notevole, notevole, notevole. Dal punto di vista, diciamo, del design non è cambiato tantissimissimo, ci sono un paio di novità dovute principalmente alla tastiera. Abbiamo il tasto ESC che finalmente è stato reso fisico, nonostante sia rimasta la touch bar, di cui non sono comunque un grande amante. Sulla destra permane il Touch ID, non è stato integrato un sistema di Face ID come invece si vociferava, come è già su iPad Pro, come è chiaramente già su iPhone. Bello comunque che l'hanno deciso di separare dalla touch bar, in modo da rendere anche quasi quasi simmetrica la tastiera con il tasto ESC. Dicevo, touch bar che è rimasta praticamente invariata, se non che protende leggermente dalla scocca, al contrario di quella dei MacBook precedenti che, se non ricordo male, era a filo. Se Apple continua con questa strada della touch bar, mi auguro che abbia le sue buone ragioni e che finalmente implementi meglio diciamo l'interazione proprio con questa touch bar. La cosa che più servirebbe sarebbe un feedback anche aptico, per esempio un leggero tremore come quello che si può avere con il Force Touch su iPhone, che ci permette di capire che cosa si sta premendo, perché secondo me quella è la critica peggiore che si può muovere proprio alla presenza della touch bar. Per il resto abbiamo nuovi altoparlanti, abbiamo un nuovo sistema di dissipazione per evitare throttling, ossia diciamo un surriscaldamento di tutto il sistema, che abbassa però le performance in fase di rendering, in fase di lavoro intensivo, e in questo caso insomma spero abbiano portato un ottimo miglioramento rispetto ai portatili precedenti. Ovviamente abbiamo le 4 porte USB-C sui lati, classiche, fantastiche, che veramente non ne posso più fare a meno anche sul mio MacBook attuale, perché possiamo passare file a velocità siderali, possiamo connetterci a proiettori, possiamo connetterci a televisioni, insomma hanno tutto quello che serve. Rimane la presa jack che vedete qui sul lato, nel senso che possiamo comunque vantare una connessione cablata con il nostro MacBook. Mi stupisce un po' perché da questo punto di vista possiamo utilizzare comunque cuffie che hanno magari un DAC
integrato che possono essere connesse via USB-C, però evidentemente Apple ha deciso di lasciare quest'ultima possibilità. Immagino che già dai modelli successivi qualcosa cambierà. Mi interesserebbe moltissimo vedere un MacBook Pro, per esempio, con una porta Lightning che ci permetta di connettere direttamente il nostro iPhone o di avere insomma un unico cavo da girare avanti e indietro per effettuare la ricarica. Mi piacerebbe veramente tanto. Dal punto di vista della durata, pare che duri un'ora in più del modello precedente da 15 pollici, quindi più schermo, potenza inverosimile, praticamente una workstation nelle nostre mani, quindi da questo punto di vista dovrebbe essere un miracolo di durata ovviamente, ma anche decisamente un miracolo di prezzo, visto che abbiamo visto costare esattamente quanto il suo predecessore che va a sostituire. In ogni caso, a me piacerebbe moltissimo metterlo alla prova anche duramente con una serie di software di vario tipo, nel senso che ovviamente lo sapete, io mi occupo sia di montaggio video che di grafica nella vita e quindi sarebbe molto interessante secondo me testarlo proprio con queste specifiche. Dal punto di vista poi di un desk setup, anche questo sarebbe sicuramente molto interessante. Devo capire se ho il tempo di realizzarlo entro dicembre. Mi piacerebbe portarlo in un setup un po' particolare, magari proprio con un monitor XHD di quelli proprio di Apple che hanno pensato appositamente per lavorare con workstation di questo tipo. In ogni caso sono piuttosto soddisfatto. Il computer è più pesante di quello che mi aspettassi, pesa un paio di chili, però effettivamente ci stiamo portando dietro praticamente la potenza di una workstation nel nostro zaino e questo non ha, secondo me, paragoni, soprattutto al momento sul mercato. Così piccolo, così compatto, così bello, ragazzi, perché ricordiamoci anche il fatto che è una macchina veramente splendida da utilizzare, ancora credo non abbia proprio concorrenza. In ogni caso, qui sotto in descrizione vi lascio il link per andare a vedere le specifiche di questo modello, ma anche eventualmente per acquistarne uno vostro. Vi invito anche a lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto questa tipologia di video, mentre noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.